Siamo a Cornuda e stiamo stiamo sminuzzando, trinciando i residui di potatura. Allora, queste viti erano piene di tralci, ne abbiamo lasciate in alcuni casi 3, poi a seconda della vite in alcuni casi anche 4, dipende anche come sono posizionati, e poi da questi ne sceglieremo 2, uno o due, dipende dalla vite, e faremo il doppio capovolto. Tutti i residui, tutto il legno in più, quello che è stato tolto, è stato messo a file alterne, quindi queste due file, in queste due file i residui di potatura sono stati messi qui in mezzo. Perché? Perché per di qui e per di lì ci sono le erbe da sovescio e vogliamo lasciarle libere di crescere tranquillamente. Allora, come funziona? Questo macchinario qui è piuttosto semplice, è un rullo. Adesso ve lo faccio vedere da sotto. Vediamo. È un rullo e qui sotto ha delle mazze. Vedete? Queste mazze qua, girando molto molto velocemente, girano a circa 500-600 giri al minuto, girando molto velocemente sminuzzano il legno, i tralci. Allora, questo è il primo passaggio, poi ne faremo un altro. E come vedete si vedono ancora dei pezzi abbastanza grossolani del legno, ok? Vedete, ci sono ancora dei pezzi molto lunghi e comunque sono pezzi tendenzialmente molto grossi. E come vedete il primo passaggio è stato fatto, sono stato con il trincia appoggiato da questa parte, la sinistra, e adesso mi manca questa striscia da fare, da ripassare, e quindi anche qui in mezzo verrà fatto un secondo passaggio. Da questa parte invece sono stati già fatti due passaggi e come vedete qui è il legno è molto più sminuzzato, quasi non si vede, è mescolato con l'erba. Vediamo se riesco a prendermene un po'. Vedete, sì, è ancora abbastanza grosso, però questo si decomporrà veramente credo in poco tempo. Rimangono ovviamente dei tralci, perché la macchina non riesce a raccogliere proprio tutto, perché io la tengo piuttosto alta per non farle toccare terra, e quindi qualche residuo resta. Comunque poi insomma durante la trinciatura dell'erba dell'estate qualcosina tornerà a essere sistemato. E questo è un po' il lavoro che stiamo facendo oggi.